un po' se funziona. Io vado all'ombra, intanto ti fai. Adesso sono già mangiato sul bollino rosso. Allora, ci siamo, aspetta che c'è la pubblicità. Sono a È peorone vero. col fiatore. Quando ti sentono lo stesso. Sì, lo so. Però a me non mi garba la pubblicità. Eccoci qua, ragazzi. Oh, benvenuti. Allora, io intanto sono Mighty Mars. Così tanto Io abbiamo. no. Quella è Alessandro no. Siamo su È la voce Pisate interiore. in È la voce interiore. cooperativa, proviamo la cooperativa, siamo in un server multi perché abbiamo provato a fare una modalità LAN, ma non funziona, sembra non funzionare, Non quindi so, magari hanno seri problemi al momento. sì, magari ci sarà un bel po' di lag, la proviamo. Vediamo come va, se vediamo che non funziona, ci abbiamo anche pronto ARC, al limite andiamo con quello, quindi da qui non si scappa. Mettiamoci in tribù insieme così nessuno ci E rompe come tutto. funziona qua la tribù? Trib, aspetta. Tanto con me Aspettate c'è la. Alessandro, il cazzo dei videogiochi. Che è una cosa andata. Non l'ho manco presentato. Adesso che è uscita qua. Adesso la creo così. Ok. Comunque a me la ghicchia. Sì? La sabbia prendere che ci si fa il vetro. Montagne. Non ho creato però. Quindi ragazzi, oggi proviamo la cooperativa in un server multi. Siamo a livello 0, quindi. Ma come ti faccio invitare? Ah, boh. Qui c'è Non già c'è un. una miriade di costruzioni di non so chi, ma noi volevamo una zona un po' isolata, anche perché qui. Mi sa che c'è un po' troppa gente. Però non c'è scritto come invitarti. Ma io intanto prendo un po' di legno anche. Prova, te prova a fare tribù, non so, Ma prova come si a guardare su fa il coso tribù, della TV? tribù manager, Ah, con tribù cosa? governance, Con che tasto? fai esca. Ah, TV. Questo qua. Sì, però ti devi Solange TV, aprire. che mi. Ah, il personaggio si chiama Solange, non so scusa di dirlo. Però Creani. dovrebbe. Creani un No, TV. senza crearne un'altra, se no non si. Creare. Vabbè, ma non puoi invitarmi, è quello il problema. Allora, mi levo dalla TV. Sì, mi levo anch'io perché tanto non cambia niente. Ma non funziona. Non lo Magari so. siamo noi che non sappiamo. Può essere, siamo un po' ignoranti noi. Va bene da quella torre là che hanno fatto, guardare. Qual è? Dove? Quella Sembra quella tua. No. lì. Ma io posso andare a rubare qualcosa, niente? Sì, puoi rubare se vuoi. Dopo Perché molte volte lasciano pure aperto questo. ti buttano fuori. Ma è un server normale. È ufficiale. Allora si può fare. Chiusa. Non ce n'è. Locked, locked. Stai aperta. Sì, non c'è niente. Cioè, forse. Romagna! Ho Ho sbagliato. Ah, perché non ti vedo in mappa se non sei con me? Ma te non ti dà le opzioni per mettermi la TV? Non mi dà altre opzioni? No. C'è anche un portalino, che non ho ancora capito come fa a portarlo.
Vabbè, giochiamo alla cazzo. Andiamo sul portale. Via, sul portale. Come ci arriviamo di qua? Andiamo sul portale. Sono andato. No. Sei andato? Sì. Sta caricando qualcosa. O sono morto, sono andato. Che volo. No, ma come cazzo, sono tornato indietro anche. Io sto caricando. Sono tornato indietro. Sta tornando indietro. Come cavolo l'hanno messo? Che c'è l'albero. L'albero di merda. Niente, quindi è un portale che è nato male. Proviamo. Ma io ti aspetto, se torno indietro. Ecco, sono cascato. Aspetta, aspetta. Aspetta un attimo, che te lo tolgo l'albero. Mi sono cascato di sotto, no? Come in base. Aspetta, aspetta. Che mi faccio l'ascia un attimo. Sì, qui sono tanto avanzati, però le scaline non l'hanno messo. Com'è? Com'è? Aspetta, 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 maiti. Aspetta, aspetta. Ti distruggo tutta la foresta così puoi saltare dove vuoi. Mi tuffo. Via. Vai. Non è a tuffo, devo più giovizio. Dai. Vai. Vai. Tuffo. Si uomo. Oh, Solange. Si uomo, però. Ti vedo fluttuare. Eccomi. C'è il cangù. Il cangù. Siamo distanti del posto. Cangù è pacifico. Allora, dai, questa è una zona che mi potrebbe anche piacere, che di là non l'ho trovato, studiamo ancora. Facciamo la casa proprio. Però poi ci vengono a rompere questi, Sì. Questi del portale. Beh, andiamo un po' più avanti, dove c'è più gente aggressiva noi. Guarda, qui non so se è aggressivo, c'è il canguro che non è aggressivo. Però non vorrei che... Non vorrei. Quando vorrei. Facciamo la casa in alto, così teniamo tutto... self control. Beh, non è calda come quella di prima. Ma questo non dovrebbe essere semidesertica. Oltretutto. Che laggata. Ma cos'è sta roba? Oddio, è l'Argentavis. Ma c'è, ve ne rompevo il coglione a noi? Sì. C'è un mondo intorno a te, ve ne rompere i coglioni proprio a me. Allora, oh. Ti segue pure, Sì. Cioè. Cambiamo, si cambia, che qui c'è più strapieno. Dove sei? Te sei già rientrato? Dove? Fai una cosa, muori. Grazie, muori. E andiamo un altro punto, che tanto lì c'è strapieno. Allora vado. Proviamo il punto 7. Aspetta un attimo. Vai. Io vado nel punto 7, vediamo un po', ti dico anche come è messo, se è messo male. Perché in questa mappa qui dovrebbe essere tipo 7 persone, non sarà tutto pieno. Qui hanno già costruito pure qui. Il punto 7 dove sarebbe? L'ultimo. Minchia, come lagga micidiale. Sì, ma lagga tantissimo comunque. Sì, perché c'è anche questo qui che ha costruito lo mezzo mondo. Sì, ma qua siamo anche io sono distante, non so dove è costruzione. Come si distingue? Il punto 7. Mori Argentavis, hai ucciso il mio amico. Ecco, sono morto. Allora, il punto 7 lagga è una roba impressionante. Allora, vengo o no il 7? No. Quindi? Dove vado? Mo crepo e andiamo un po'.
Sì, sono morto. Ma li ho usato anch'io. Poi sono addirittura sottoterra. Anzi, hanno già fatto la bara. No, sono... Si è avviata la live di Mighty Morse. Almeno arriva la notifica sì. Su Twitchlo. A me sì. Caro mio Twitchlo. No, lagga, fai un salto, va a scarti. Perché questo è qua costruito il mondo. Questo. Perché costruito? Posso autosuicidarmi? Revive. Ah! Sì, non male. Lo so, stiamo provando a... Siamo in un server multi cooperativo, stiamo provando se funziona. Però lagga veramente parecchio. Ma lagga no, a schifo. Proviamo il... Ma i server, sono loro comunque, sono i server. Ma soprattutto quando c'è pieno di roba lagga. Proviamo il server 1, Rally Point 1. Ok. Quindi stiamo facendo un po' di più che altro di prove. Infatti abbiamo detto se lagga cioè abbiamo Ark, che almeno ad Ark possiamo... Minchia, anche in fase di atterraggio lagga che... Sì, ma perché in fase di atterraggio ci potrebbe anche stare. Sì, posso capire la carica, la mappa e tutto. Però così è tanto, io sono praticamente fermo a mezz'aria. Anch'io. Ci sono bucati i palloncini da me. No, stasera... Stiamo provando questo perché l'ha comprato Alessandro, quindi lo stiamo, glielo sto facendo un po' provare. E poi se vediamo che laga troppo, ci abbiamo Ark. Ho perso anche vita. Aio. Tanto Watt si fa prossimamente. A breve. Ah, ma non perdi gli oggetti in barra, pensavo li perdessi. No, in barra no. No, ma no, è ingiocabile, sto laggando sul nulla. No, io adesso... Ma te hai caricato la mappa? Sì, sì, sono atterrato. No, io non sto laggando, però non riesco... No. Non ti vedo, ti... sta laggando ogni 10 secondi. Adesso ti vedo. Sì, ma gli do un comando, me lo fa dopo un quarto d'ora. Ma c'è un... No. Non le spacca ste roccette? Sicuro? Mamma mia. Sì, no, ma lagga proprio... No, non è Mighty che lagga. Non è Mighty che lagga. No, è il server, non è ottimizzato ancora. Non è proprio ottimizzato il server qua, sono... Ma comunque eri te che mi avevi chiesto di l'altra volta, che poi ho crashato su WOT. Se non c'è lupo, Mighty. Eri te che mi avevi chiesto se si faceva una partita insieme su WOT. Radio Gamer. Perché mi ha chiesto qualcuno, ma non avevo visto il nome perché ero crashato. Comunque, cioè, io clicco dopo un quarto d'ora, mi dà il comando. Sì, perché... Oh, c'è una cosa che mi insegue. Sì, sono i lupi, perché qui è il terreno... Sono morto. È il terreno, diciamo... Luposo. Oscuro. Sì, ma non puoi andare sulla... Ti conviene scendere. Ah, è macaco. Almeno... No, vabbè. Stanno delle botte di lag, un po' troppo... È macaco. Che ma... Ah, è macaco. Non ho capito. Dimmelo subito che è macaco. Mica ho capito. È Sergio. Ci avete tutti i nomi diversi. Cambiate sempre. Ne ce n'è uno, quello è. Non vi potete sbagliare. Macaco, Antonio. quando prossima volta ti chiamo direttamente. Tanto si può arrivare fino a 3 in protone, poi se siamo anche di più perché voleva giocare anche di creeper, si fa rotazione senza problemi, non ce ne sono. Sì, ma non... che qui ha freddo adesso sì.
No, comunque secondo me ancora non è ottimizzato per il multiplayer. Poi io non dovrebbe essere migliore del Non sto laggando tantissimo adesso, però da delle botte che proprio ti blocca. Cioè dipende anche cosa c'è intorno, perché se c'hai un po' di animali intorno già comincia, capito? Sono morto di nuovo. Vedi, adesso è andato una botta di lag, sono bloccato per un secondo. Ha detto che il macaco che ricordava 5 posti. No. È 3. Ma figa, fai il plotone da 5 posti e diventa squilibrato, su 15. Che 5 persone organizzate che si parlano valgono molto di più, Sono entrato in una base. Sì. Ah, io che mi... Poi non so se l'hanno cambiato, perché io... È tanto che non faccio un plutone, a parte l'ho fatto con Alessandro, ma da 2. Quello che mi ricordo era 3. Sempre stato massimo 3. Sto morendo di nuovo, non vedo una pippa. Questo è 82 addirittura. Ho rischiato. Che volo che stiamo facendo. Io sono alla barriera, cosa vuol dire la barriera? La barriera è che è fine mappa. Ma c'è mappa di là? Perché noi siamo a bordo mappa. Ho trovato una casa. Io provo un'altra regione. Ci sarà un punto dove questi qui non si sono messi. Provo il punto 5. Vediamo un po'. Ma no, non è, diciamo che è abbastanza diverso, perché comunque, per esempio, Ark il terraforming non ce l'ha, per dirti. No. Questo diciamo sarebbe anche un po' difficile farlo, sì. Diciamo che questo poi anche quando costruisci metti cubettino per cubettino tipo Minecraft, quindi ti puoi fare le cose anche più, diciamo, come ti pare. A me piace parecchio, poi c'è anche tante creature di Dark and Light. Cioè anche di Minecraft qualcuno? Sì, no, ma poi c'è tipo l'ippocampo, non so se c'è per esempio l'ippocampo. Il cavalluccio marino. Poi c'è anche nell'acqua c'è un casino di creature. Sì, è un arc versione pixelata, però con l'aggiunta di anche altri giochi survival, tipo Dark and Light, Minecraft e le loro modalità. Sì, comunque lagga troppo. Questo ci ha messo pure le trappole, sto maledetto. Comunque non c'è un punto dove non ci sia qualcuno che abbia fatto un qualcosa via. Altra laggata. Comunque a me lagga. Cioè come c'è un po' di strutture in generale. Sì sì, anche a me è uguale. Non c'è la voce. Sì, sto saltando per vedere e si blocca in salto. Sì. No, ma immagina se ci fossero anche molti dinosauri insieme. No, ma secondo me le strutture gli danno più noia che i dinosauri. Perché proprio quando arrivi vicino alla struttura no non c'è fatto di il fatto è che in single player non ti dà tutti questi problemi. No, in single player va liscio come
l'olio d'oliva. Poi una volta un amico mi diede anche la spiegazione, disse, ma perché oliva? Oliva, non è oliva. E lei mi disse, perché una? Un'oliva. Un'oliva, perché oliva? Perché è una oliva. Io gli dissi, hai ragione. Quando mi dai anche la spiegazione, vuol dire che hai ragione. Perché una? Ma sì, sono case abbandonate queste, mi sembra, ma... Sì. Perché non c'è nessuno, non c'è neanche il player che dorme rispetto al solito. Ma io qui di player addormentati ne stiamo a mezzo. Ma se è abbandonata però te non la puoi modificare. Ah, nel senso ci sono delle case aperte qua. Sì, ma non c'è nulla dentro. Wow, ci sono delle puttanate. Se le chiudono, le chiudono quando ci mettono qualcosa. Noi invece non mi apre niente. Boh. Ma il posto fa una torcia maledetta che... Cosa vuole quella torcia? Cioè, a me mi lagga anche il cosino del mouse. Che categoria sono i vestiti? Non lo so perché vado a giro nudo. L'ho trovato. Mi piace andare a giro nudo. Trovato i vestiti. Che sei un... Ti vergogno? Non sono esibizionista. Ti vergogno? Beh, c'è chi può e chi non può, dobbiamo dire anche questo. Puoi. Io posso. Ho le doti. Nascoste. Oddio, che sto animale qua. È una specie di ranocchio gigante. È un mezzo buffo. È un mezzo buffo. La rana diavolo tipo. Un mezzo buffo che però questo con borsotto. Sì. Io volevo trovare un pelino di finite per farmi una torcia e vedere qualcosa. Dopo ti lagga. Già, allora anche se ti metti il vestito ti lagga. È vero. Oh, il bosco magico, questo l'ha fatto accanto al bosco magico. Salta! Bosco Sauro. Ma poi non va tutto... Cioè io ho smesso di cliccare un mese fa e questo continua ad accettare. E lag. Tutto. Ma sono nel buio completo, che è successo? Starai morendo. Bene, almeno i pantaloni e il vestito. Posso un pelino di flint? No. Minchia, questa ha fatto una struttura gigantesca. Come cazzo è possibile? Banzai! No. Sono pure pazzai. Sì, ma dove sei te, Alessandro? Che punto sei? 5, 4, 3, 2, 7. Sono x meno 1882, y meno... No, ma è... Cioè, a punto meno vicino al meno 1.5 quadrante, quello in alto a sinistra. Angolare? È il punto 1 allora. Punto 1, sì, là vicino, che mi sto facendo. Sto facendo rispettare dagli animali. Ma guarda che ci ho nerdato pure io perché c'ho 70 ore. E non ho costruito una roba del genere. O sono in 5 o 6, che allora può darsi.
Io da solo in 70 ore ho fatto una torre. E sto morendo, e sono morto. Vabbè che ho scavato anche tanto, eh. Sono morto. Ah, sei arrivato io, sei morto te? Sì. Un raptor c'è. Però anche nel random non... Spawno lì. Punto Sì, ma ci sono. uno. Sì. Insomma, non si può fare gli abusivi qua, occupare un qualcosa. Questo è mio, per esempio. Qui hanno già rubato, non fa idea. Poi non posso distruggere. Coniglio, perché mi dà coniglio rosso? Perché è infoiato. Ma col coniglio ammazzo. Ma mi sa che non la posso ammazzare perché è suo. Può essere? No, è che è di ferro il coniglio qua. Mangatone. Tempesta di vento. Addio, sta morendo. Alessandro sta morendo. Capita. Capita la vita. No! Con queste laggate qui non chiappi manco coniglio. E no, livellone! Sì, vabbè, ma Raptor qui nemmeno. hanno ripulito... No, mi ha visto di nuovo quel Chi raptor. è? Vabbè, sono morto di nuovo. Sempre lo stesso. Ma poi andare in un server che comunque ci hanno messo le mani tutti è anche un po' bruttarello, secondo Sergio ti ha detto sei un abusivo. me. Chi? Sono Sergio. abusivo! Nora, dai! Dobbiamo fare la casa di calcestruzzo! Io sento qualcuno che sta volando sui palloncini. Quindi lo troviamo un posto adatto. Una tigre bloccata, se vuoi. No, ma se dai due colpi si sblocca il tabù. Beh, dagli te due colpi se ti piace. No, non è il mio tipo. Non è il tuo Mi tipo. puzzica con i denti. Cazzare un cadavere vivente o morente. Aiuto! Bravo, una barra che si muove. Bravo. Una barra di cespugliatrice. Gelato, se è quello. Ah, la tartaruga. Io vedo qui c'è qualcuno che ha perso la... Oh no, c'è un... Ha perso lo zainetto qua, chi è che ha perso lo È mio. Se zainetto? voi Sono un po' siamo in due sul rotto, sono un po' server, mi sa. rotto. Vabbè, magari... L'ho perso io, che ne so. Siamo in due. Bello! Tutto mio, ma È pieno di. Ma allora facciamo un inizio di qualcosa. Dimmi dove vuoi Dov'è farlo. lei però? Sono sempre lì, sulla zona quella solita. Te Sì. dove Io sei? sono sulla zona sempre solita. Ah, Io ho preso dove sei morto, te ho preso lo zaino adesso. devi aspettare a prenderlo così. Mi vedi? Arrivi, vieni te.
Come faccio a vederti? Non ti vedo. Sono dove? Dove c'è? Dove hai perso lo zaino? Che vicino c'è un teletrasporto di quello magico. Ok, azzurro. Più o meno. Più o meno, sì. C'è un laghettino vicino, una casa, un triceratopo, una tartaruga, degli alberi, dell'erba. Il mio corno. Sbugli, il vento che passa, cioè più descrittivo di così. Il vento che passa. Va bene, macaco. Buon game. Spaccali anche per me. C'è un paracero, gigante. Dove va lei? Ah, vedo il... Vedi? No, vedo... il robo magico, cos'è? Io sono... Girati. Verso dove? Girati, verso di te, verso di me. Nord, sud, verso di noi, nord-est. Nord-est guardando te. Aspetta, vengo io, se fermo. Nord-est mio? No, mio. Voilà. Ah, ok. Allora, dai, troviamo un buchetto io e te. Dove? No, io non voglio fare buchi con te. Okay. C'è un uovo! Andiamo là! Non lo prendere perché ti menano come porti. Lascialo lì. Li puoi squartare in due, ma lasciali sta all'obby. L'ho preso. L'obby sono geloso, era da me. Ho voglia di uovo all'occhio di bue. E mi segua. Dobbiamo trovare un buchetto dove non ci sia tutto sto casino di gente. Qualcosa di pulito. Qualcosa di intimo. Che sei? Sto arrivando! Qualcosa di intimo e personale. Magari se vedi una scritta Moteo. No. Drog Telge. Moteo. C'è Drog Telge. No, Drog Telge. Quello dopo. Allora qui c'è un raptor qui che gira, ti avviso. Un raptor? Mi ho ucciso due volte, sono stato bene. Adamante. Allora, no, ma qui dovrebbe essere un bioma verde. Hai visto il raptor? È di là, alla tua sinistra. Sinistra. Ma va, vangu. L'hai chiamato? No, l'ho chiamato, c'è. L'hai chiamato? Era lì, buona, c'è il raptor, tutto a sentire. Sono morto anch'io. Ti ho detto che c'era la tua sinistra. Ah, proviamo un'altra regione. Dov'è? Il 3, proviamo il 3 che è isolato. 3. Che così tutti se c'è altri. Qualcuno non si può anche andare via. Andiamo via in acqua. Massimo. In acqua manca il livello 50 e vado via in acqua. Nuotando. C'è la neve, minchia. È in acqua proprio, aiuto! Ma che palle, ma c'è già qualcuno. Dove sei? Sono a casa. Hai detto al 3, sono al 3, non ti vedo. Però allarga come. Sì, ma c'è già. No, a me non allarga tantissimo, però c'è già pieno qua. È già occupato, mi sembra, un po'. C'è uno che dorme qui. No, lì è proprio sta pieno. Poi non capisco tutte queste robe mezze costruite. Sarà 20 case mezze costruite, fanne una costruita a modo. Oppure l'hanno distrutta. Ma non credo si possa distruggere. C'è un dodo su un albero. No, qui c'è prima andare via perché è pure un'isola. Dove andiamo? Usciamo perché già che è un'isola qui, capito, piccolina. Moriamo di nuovo? Sì. Fai revive. Oppure ti lanci. Yahoo! Mi sono salvato. Via, scegli te il posto, dai, sto giro.
Posto 7. Vai. Infatti ce l'avevo già stato in te. No, io non. Te forse. Sì, io non ce l'avevo. 7. Quindici. C'è un drago. Un drago? Ho una cosa, una persona. Dentro di una casa. C'è una persona. Ma gli inchiappetto tutto a questo. Va bene che gli inchiappetto tutto. Mamma mia. Se ora che arrivo non ci vuole 20 anni. Va bene che sono sul tetto di una casa. Questo gli frego anche... Il manico della scopa gli frego. Ma come si fa a giocare un gioco del genere? 7 ore per atterrare. Perché ti è iniziato la grande. Minchia! Non gira neanche la visuale, talmente laggante. Sono sopra anch'io un tetto. Solo che non ci sono scale qua. Non riesco. Ecco. Non riesco a fare qualcosa. C'è tutto con la password. L'ho indovinata? No, che indovina. Ma non c'è una scala per scendere. Adesso sono dentro una casa. Pulito. Salve. Ma come sei entrato tu, scusa? È sopra. Non mi sono trovato sopra, allora, sull'altra sponda. Sì, ma è... Come si fa andare sotto? Non si può. Non lo so. Di qua. No. La vita del lato non è facile. Di qua non c'è niente. Io ho attivato questo, magari. Cos'è sto robo? Boh. Ah, forse è un trivellatore, non lo so. Boh. Comunque va benzina, io lo lascio. Dove andiamo? Bisogna scendere di là, mi sa. Buttarsi giù, mi sa. È per forza. Mi sa che ci... qua. La lava che c'è questa? Che minchia gli ha messo? C'è un dra... un... un Quetzal. Hai visto? Sì, ma che gli ha messo sopra? La base. Puoi costruire sopra. Figata. Minchia. Figata. Questo è un credetto, un Quasar. Pazzo. Quetzal. Quindi ti fai anche la mini base. Ti puoi fare anche la balestra sopra. L'orso. Sì, ma gente che atterra così sulla... Dragone, T-Rex, che non l'ho ancora visto. Fai le porte per niente alla fine. L'unicorn. Minchia, c'è anche il coso qua, c'è... Li hai già presi te questi tutti? No, sì, l'ho preso. Io ho preso il merda. Paraser, l'ho preso adesso. Puoi immaginare. Ho visto che c'è il T-Rex. Il T-Rex non l'ho mai visto. Buggatissimo. No, ma ci monta sopra se sbaglio. Gargoyle, l'unicorno, Pegasus. L'unicorno e questo chi è? Elemento di fuoco, uno, e il drago fantasma, e il drago fantasma. Ma che c'è? Cosa? Quello a tre teste. Il Cerbero. Il Cerbero, no. C'è di tutto. Minchia. Ma non me ne può da uno questo? Anche il drago fatato, hai visto? Sì. Minchia. Cioè, vola qua. Io sul livello 50 non l'ho tamato questo. Non ne hai tamato uno, sei un po' carso. No, io ho tamato il più grosso, il Quasar, che bello. Guarda che lì che dorme, guarda. Dov'è? C'è l'armatura di lava. Quale? Però vedi, sono in due che dormono. Quindi. Ah sì, perché non sono dentro.
Quindi sarà un gruppo comunque, non è uno solo. Sì. Perché da solo è un pochino più dura, eh. Vedi che noi spiando abbiamo fatto anche il livello. Comunque oh. Sì, è un po' un casino. Non c'è a te da solo sto lavoro lì. No, ci metti troppo. Ci metti. Cioè io livello 50 ho fatto la torretta che è un terzo di questa. Capito? Poi tutto scavato sotto perché poi ho fatto delle gallerie che vanno nel bosco magico con delle trappole. Quindi sotto è scavato parecchio, però. Anzi, meno di un terzo di questo. Qui vedrei che sono di più di due, eh. Qui una bella tribù. Uno, due. Quanti sono? Due sono dentro, qua. Poi saranno gli altri dentro le altre stanze. Sì, oh mio. Quindi ma che ci sono 5 o 6. Poi io. Comunque ci vuole ma tutta sta gente qua. Che per esempio anche il Paraser ci vuole livello 50, eh. Eh sì, per arrivare. Notami, E gli altri ancora di più. Giusto? Sì. Ora qua fuori cos'hanno? Cos'è? Sì, il golem. Golem di roccia. Elementale. Di roccia. Bello. Bisognerebbe fare un bel gruppettino, 4-5 persone almeno. Però guarda di qua che struttura che hanno fatto a sinistra. Questa del portellone? Sì, ma guarda come. Allora, qua il portellone non gli ho fatto il tetto, ma ce l'ho anch'io grossa così. Qui c'è un teletrasporto sotto. Sotto? Cioè. Qui non so se è tutto di loro sta roba qui. Però io c'ho 70 ore e c'ho quello che c'ho. Andiamo in teletrasporto? E poi quant'è che è uscito questo gioco? Non è mica tanto. Quant'è che è uscito? Andiamo in teletrasporto. Almeno che questi ne hanno giocato tipo 16 ore al giorno. Sempre. Teletrasporto non ci arrivo. No. Andiamo qua. Comunque sì, complimento. Non sono riuscito a arrivarci. È aperto, c'è una porta. No, tutto locale, però. Manco che sbaglio. Sono tirato in acqua. Acqua. E c'è e sono morto. Va bene, allora non ti seguo. Scappa. Non ti seguo, meno male maledetto. Sono morto. Dilophosaurus. In acqua. Che ha una mitragliatrice. In acqua un casino anche lì. Dove respawn? Vuoi cambiare? Proviamo. Sì, allora muoio. Questo l'ho fatto, questo l'ho fatto. Non c'è il lato di qua, peccato. Facciamo il 2, proviamo il 2. Vai, provo, vai, intanto do un'occhiata sopra il ponte che sto qui. Sì, c'era della roba dentro, ho visto. Dove? Sulle casse quelle sul ponte. Minchia, perché non hai preso tutto? Tutto! Siamo. È tutto bloccato, guarda qui. Sì, che stiamo fatta la città fatta. Sono atterrato su un tetto. Cioè qui per fare una struttura di questa ci vuole un centinaio d'ore per fare una struttura di questa. Da solo. Sì, ho fatto una torretta striminzita. A due piani 6 milioni di ore. Comunque c'ha 70 ore. Poi vabbè che io sono uno che me la piglio, cioè. Con comodo. Sì, sì. Mi gabba scoprire le cose piano piano. Ma
cosa che per esempio non faccio mai il creative, perché ti bruci tutto subito. Madonna che... No, la lava, la lava! C'era la lava, che figata. Questi hanno scavato fino in fondo. Dove sei andato te? Dal 2? Punto 2. 2. No, comunque è spettacolare sto gioco. Ma non è da fare il multiplayer, perché al momento non è... Non è giocabile per nulla. Bisognerebbe fare un cooperativo. Però tipo un cooperativo in single player, cioè nel senso entri io e te e basta. Così non è giocabile, perché non puoi neanche... Ah, ma poi oltre che anche se non laggasse, c'è gente già troppo avanti che ha già manipolato un po' troppo le risorse, capito? Cioè questi hanno già acchiappato tutto, gente che c'ha degli edifici così, eh. Sono finiti i dinosauri buoni. No, ma poi non... Poi dipende, se gente collaborativa, bene, ma se gente che come ti vedi ti sciotta, non giochi neanche più. Magari se sono stranieri sono anche collaborativi, eh. Beh, lasciamo parlare te. In inglese lo parlo proprio papele papele. Neve. Ho preso il teletrasporto, sono nella neve. No, ma qui c'è della roba. Livello 110. È una pianta livello 110. Ma che cazzo? C'è la scimmia, c'è il Bigfoot. Il Bigfoot piccolo. Il figlio del Bigfoot. Il Bigfootino. C'è una pianta livello 110. Dove sono io al massimo che ho visto a livello 70. Ma tutto buio qua. Perché? Ma qui è tutto. Qui c'è una marea di portali però. Che non ho ancora capito come diavolo si fanno questi portali, però voglio andare a vedere che sta crepando di freddo. Perché è tutto buio qua? Non lo so. Sto già crepando, questo in 3 secondi si crepa di freddo. Guarda il babbuino. Molto probabilmente loro hanno messo il teletrasporto qui per prendersi il ghiaccio che serve per il congelatore. Non può essere. Sì. Sei sempre nel 2? Sì, sono dentro qua che ho trovato una miniera che hanno fatto, però non avendo le torce non faccio niente. Allora sei al buio, sì, perché... Una ciosba, ma il buio buiume. Se non ti fai una torcetta potresti fare, se c'è il flint. Il flint non... È sotto la terra il flint di solito? Sotto ovunque, sopra e sotto. È quello diciamo più comune, dipende un po' dal bioma però. Sotto la roccia anche? Sì. No, però bisognerebbe trovare la maniera di fare il LAN in cooperativa. Poi qui più strutture ci mettono, sta gente qua è più... Che poi laggerà anche a loro, perché voglio dire, almeno che loro non stiano alla NASA, li laggerà anche a loro, no? Ma scavando a caso lo trovo. Sì. Qui siamo nel deserto, lì c'è un mondo di fallo.
l'hanno costruita anche nella grotta. Qui non trovo niente. Scorpioni, condor. Oh, trovato uno. Forse nel deserto non ci hanno costruito, si vede che non è un posto ideale, anche perché nel deserto non sta riuscita l'acqua. Oddio, che roba è quello? C'è una specie di morte con la falce gigante, una morte gigantesca con la falce in mano. Sì, è quella di Dark and Light, se l'hai trovata. È pericoloso. Ma credo che l'abbiano catturato però, eh? Perché è di Dark and Light quello. Arriva con i meteoriti su Dark and Light. Esplorer. Ho sbloccato Esplorer. Perché sono cascato in un maledetto buco. Ma penso che l'abbiano intrappolato, perché sta in una specie di tempio qua. La torcia dura infinita? Oh, è il suo tempio, mi sa. C'è anche un... Ah, c'è il coso, il Cerbero. Pure. Oddio. Cacato addosso. Catturare la... Ragno di fuoco, ma che... Oh! Ma vaffanculo, ma non c'è altro da fa? C'è il coso, Ciclope. Vai, Ciclope, picchialo. Ecco, ho picchiato. No, questo è un postaccio. La lucciola ti fa sempre luce? La devi mettere sulla spalla. Finché non la perdi e muore. Finché non muore la perdi. Io però provo un attimo un altro server. Un altro server? Sì, voglio vedere se ce n'è uno un pochino meno casinato. Ma per crearlo invece? Per? Crearlo? Un server? Ah. Devi comprare. Ah sì? Cioè, devi noleggiare e dopo fai giocare quello che vuoi. Perché per giocare in due, se noi facciamo LAN mod, però io credo che non funziona perché sono tutti a un giorno. LAN mod. Quindi credo che non funziona proprio. Allora, ce n'è uno a 9 giorni, però è caos. Mi sono seppellito dentro così non mi troveranno mai. Allora, 9 giorni caos, 9 giorni caos. Sono tutti 25 e 24 giorni, non capisco come mai. È da quando l'hanno aperto? Sì. Sì, più o meno sì. In 25 giorni hanno fatto tutta quella roba lì loro? Può essere. Si può andare uno non ufficiale a vedere cosa c'è. Vediamo un po'. Non ufficiale. Però non sarà che non ufficiale è più alto il ping. Non dipende. Io sono a 113 di ping, minchia. Ah no, ok, 48. Su quale server? Ma sto guardando quelli ufficiali. Un ufficiale 55, 47. Non c'è neanche nessuno. 29. Ma il discorso che non ci sia nessuno. Io volevo pochi. Guarda, ce n'è uno Pioneer, non ufficiale. 4 giorni, 3 giorni c'è. 4 giorni, 40 di ping. Swing Arc. Ce ne sono 3 di italiani, se vuoi. Sì, che giorni sono? Non ufficiali, 9 giorni. Dov'è? Come si chiama? Scrivi server non ufficiali. Sì. Scrivi Ita.
c'è pizza che vai, no, ce n'è uno da 45, uno da 59, uno da 200, no scusa, uno da 22, uno da 25, uno da 16. Poi sono chiusi. No, non devi andare on office. Sì, sono in... aspetta che sicuro c'è un po' di spunte. Aspetta, mi sta caricando. Come si chiama? Scrivita in maiuscolo. Dati 3. Non è 4. 9 giorni. Quello là. Sì. Godwin Island, questo? Bravo, quello là, sì. Proviamo. Proviamo. Però cioè non ufficiale è brutto, perché se poi si chiude il server e te magari ci hai lavorato un mese, sì. E ti saluto. La ti meglio saluto. Sarebbe il LAN mod. Si entra per esempio io e qualcun altro, nel senso forse 2, 3 o 4 persone, basta, chiuso. No? Sì, appunto. Tipo se entri io e te, e non c'è nemmeno il discorso di lag, quello ha fatto il mega cosone. Che poi in 24 giorni tutta quella roba lì. Oh. Ho spawnato sul punto 2. Sto caricando ancora. Com'è? Adesso guardo. Sta atterrando, è fluido. Non meglio. Per adesso. Atterraggio è fluido. Dovrebbe essere quello più complicato. E la morte è vicina. Porca. E la morte è fluida. C'è uno scorpione. Ah, cos'è, la desertica? Mi è vicino al deserto proprio. Ah, devo rifare il personaggio. Io rifaccio. Ho trovato il mio, mio amico Solange. Sempre la moda. Vabbè, allora random, c'è cioè random qua, e fa questo random, no. Ma che bello. Testone. A me vedo che mi lagga già da qui, mi lagga. A me non mi lagga niente. Punto 2? Sì. Non c'è neanche una struttura, non lo qui dovrei... c'è due punti solamente, uno e due. Cioè, ma non dovrebbe laggarti. Almeno non c'è niente, ci sono gli animali e basta. Ci sono gli animali! E la mega struttura, siamo sotto. Ah, sotto il. Allora qui si potrebbe cominciare a costruire. No, non mi lagga per un piffero. Hai detto te ti lagga. Per un piffero. Ah sì, c'è il disastro vicino. Allora, noi andiamo, siamo nel bioma verde. È quello più pacifico. Che roba lì. Adesso qualcuno. Ma qui c'è una grotta allucinante. Ma comunque mi lagga. C'è tanto? No, va a momenti. A momenti si blocca per un 2-3 secondi. Allora, dove siete? Ah, sì, qui. Ti piaccio? Dimmi se ti piaccio. Stupendo. Ma te stessi, ti sei messo da vecchietto. Io te volevo uno giovane. Perché un vecchietto? Sono venuto su quest'isola per tirare gli ultimi. Gli ultimi respiri. Sì. Tirare muoia. Lascia tutto a te. Ma che bella.
Magari ti le faccio tirare le cuoia poi quando sotto le uova. Le cuoia. Allora, la casa la faremo... Dov'è? Guarda, qui nel mezzo, che dici? Qui, perfetto. Mettiamo la bandiera. Bene, ti impianto per terra, sei la bandiera. Una bella bandiera rosa. Siamo solo noi due nel server. Sì, vabbè, meglio. E là, hai spaccato te, fatti meglio. A pugni, ma che con i... con i pugni, tutto a pugni va fatto. Siamo uomini. Allora, andiamo un po'. Intanto mi craffeto torcia. Mi craffeto picconi, mi craffeto l'accetta. L'accetta? Allora, se tu vuoi, dato che io al momento sono il tuo maestro, perché la mia esperienza su questo gioco è praticamente infinita. Inarrestabile. Sai già tutto. Sì, ma di quello che ho fatto, sì, di quello che non ho fatto. Però volendo possiamo già tomare l'Octero. Perché in realtà per tomare un Octero... Ah no, va addormentato in realtà, no. Quindi niente. È già sbagliato. Ho già detto la cazzata. La cazzata del giorno. Ho già detto... Meglio che ti tami un dodo così sei a posto. Ho già detto un cazzaro. Hai già fatto il cazzaro. Per ora ammazzi dodo e conigli, vai. Che... Sei tranquillo, ti guarderanno male. Però... Effettivamente sbloccato. Fire shot. Ma perché quello che faccio in singolo non conta? Non si vede che non l'hai mai fatto. No, ecco, forse che... Minchia. Il Paki ma... C'è uno che mi attacca. Chi? Uomo? No. Donna? Pterodonte. Bambino? Si è incazzato, non so perché. Il Paki per il momento ti ammazza, quindi lascia stare, la piove pure. Pterodonte mi ammazza. Povero Ptero. Ti posso chiamare nonno? Nonno cazzo. Che dici? Ti piace come... Perfetto. Nonno cazzo. Dove costruiamo, signor Tenente? Se c'è un'altorina, guarda, quindi il mezzo. Architetta. Io sono architetta. Qua c'è l'altorina. No. Io sono otorino la ingoiata. Vinte a regola se ne trova a Badilate. Posto, questa è la nostra base, ti piace? Posto, questa è la nostra casa. Che è quasi quasi simile a quella che abbiamo visto nell'altro server. Sì, è uguale. Abbiamo un martello, abbiamo un piccone di carta fatto di pesci indurite. Eh no, ma come state, vero? Non ti sono più piacevo. Un vecchietto molto lavorativo. Molto selvaggi. Quanti anni hai? Io? 11 anni. Di che classe è? 1600. Bella andata.
Allora, noi dovremmo fare la, diciamo come prima cosa, la paglia. Aspetta, facciamo il campfire. Però è che dobbiamo sbloccare tutte le stesse cose, tutte e due. Perché tanto... Non possiamo fare... Almeno in vantaggio non si spezzano gli attrezzi, non si spaccano. Leggiamo. Anche perché la rottura in 5 minuti. Allora, ci manca l'erbetta. L'erbetta la prendiamo a mano. Ecco, abbiamo fatto la pianura. Comunque laggare non lagga, eh? No. Però... è già una gran cosa. Vedi, se ero un land mod. A parte che qui potrebbe anche andare bene se non c'è nessuno. L'unico problema è che se il server no, non ci va nessuno, magari questo può. Chiudono. Chiude, capito? Vabbè. Non tenere aperto facciamo... un mese, perché va di mese in mese, credo, no? Se non rinnova. E ciao, quindi magari te fai il tutto. Quelli ufficiali sono pieni da una maniera possibile. Ma io faccio le fondamenta, eh? Ok, io faccio i vestiti intanto. Allora la facciamo. Va bene, larga così. Perfetto. Il nostro nido d'amore. Ma quando la raccogli, dove va la... Nell'inventario, quella lì. No, la lancio là. Sulla spalla. Ma vai in automatico? Sì. Io l'ho raccolta, però non me l'ho dato. Sì, come no? Fammi un po', dove sei? Sì, ce l'hai sulla spalla, non vedi che sei, sei illuminato? Magari di notte lo vedi più. No, non posso. Però se muori... Muore la luce. Se muori la perdi. No, se muori te. Se vuoi, però puoi chiamare il triceratopo con la Gilberry. Ci vuole un po'. Poi gli va fatta la sella, che va sbloccata ovviamente, però. Allora, poi abbiamo anche queste qua. No, sì. Devo arrivare a livello 30. No, no, cioè dipende che quale becchi. Per esempio questa qui. 10 cubetti di terra. Non me la do, però. Questo è di livello 30, non posso comodare. Sì. Cioè. Ma perché me lo dà a me? Vediamo quello di livello 10. Ma 10 cubetti di terra, cazzo, livello 30. No, livello 30 ci vuole. In questo te. Guarda un po' dove sono io. Non so. Qua. Che livello è? Dov'è? Questo. Robottino. Il robottino adesso guardo. Livello 100. Minchia, come 100? Ma no. Meno. No, dov'è il livello? Non lo vedo il livello. Non so se c'è il livello per fuori, perché 10 cubetti di terra ci vuole livello... Ah, sì, sì, perfetto, perfetto, perfetto. Ma non qui là. Oh, dirt è questo, il dirt. Neanche a me. Ma non è quella la dirt. Il dirt è quello lì. Ma devi...
Devi prendere 10 cubettini. Ah no, con quella di pietra però, non con quella di legno. Ah, stone pick, non avevo letto. Ragione. Ce la prendo. Ma non è che se siamo nella stessa tv non dobbiamo sbloccare le stesse cose. Tieni mai te. Prendi la roba. Tu sei immortale. No, ma io voglio stare nudo. No, no, non mi piace. Sto tanto bene. Eccola, un posto. Il cappellino, come dice. Perfetto. Ah, e le scarpe? No, non ho la pelle, devo uccidere. Allora, vado alle scarpe. Devo uccidere Roma. Oh, io non ti ho calcolato, eh. Ma che cosa? Palle! Aiuto! 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 Cos'è? Vecchio! Aiutami! Picchialo! Picchialo! Perché? Picchialo, 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 che se ne va, picchialo, che se ne va. E scappa ora, il maledetto. Fermo, fermo. È incosciente, poi da morto. Allora dagli la giubbè. No, ma non puoi entrarci. Ah no, non si può entrare. Perché no? È perché si vede che lo devi... Amare diverso. No, ma lui con le... credo che vada solo con la giubbè. Ma non si può entrare in inventario. No, ma no, è incosciente, non. Ammazzalo. Vediamo la pelle. Picchia, 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 picchia. Che cazzo va? No. Che fatica. Guarda anche il cheating. Due di carne. Allora, vediamo un po' se devo dare sul raggio verde. Questi qui piccolini non me li vado già più. Sì, a Gilberri. Te gliele dai e si tama da solo. Non dà fame. Vai, come si la... che nome gli diamo? Sanpei. Ok. Che c'entra molto nel gioco. C'entra niente. Eccolo. Mi sono fatto la guardia del corpo. Bene. Questa ancora mi non pescate col tutorial, vai via. Pelle di coniglio. Mi sa che non è aggressivo il ragazzo. Il coniglio. Un po' di pianticelle. Voglio dominare il mondo con i pachi. Col pachi. Che poi di Diptero, sai io quanti ne ho fatti? Tamati. Ne ho fatti tipo una 25ina, mi sono morti tutti.
Su che server giocate? Nico, è server che cos'era Alessandro? Un server italiano. Come si chiamava? Aspetta. Quasi Adesso è sicuro. difficile. Vento qualcosa, good wind, wind Sì, good. good wind, Island, qualcosa del genere. Non ufficiale comunque questo. Sì, è non ufficiale ed è italiano. Non l'abbiamo aperto noi, quindi non è nostro. Però abbiamo visto che non ci sono molte persone dentro. Non c'è nemmeno tanto casino. Hai due persone che ti seguono. Sì. Allora, in attamati due di pacchi, eh. Bravo. Non ne posso fare la carezza con le suore, no? Dov'è la casa che mi sono... Io ho attimi di smarrimento. Puri. Quella casa? Eccola. C'è un altro po' di fondamenta, 15. E stai facendo le mura, Alessandro? No, le sto cercando una cosa. Hai fatto già un campfire? Sto ancora facendo... Mi sa che ho voluto fare la casa troppo grande. Come al solito. Che non ha senso la misura nelle cose. Un bel difetto. Che casa è una casa? Ma queste sono le fondamenta. Sì. Magari facciamo così, queste le levo. Tanto vedo che le può anche riprendere, sì. Metti già dentro. Se no è troppo enorme. Casa di paglia. Non posso, bisogna che entri in tribù con te perché non posso fare niente. No. Allora, vediamo un po' come si fa. Trib. Io sono nella tribù. Menage Trib Group. Sei riuscito? No, facciamo così, prova un po' te, esco io. Perché penso che funzioni, perché vedo che gli altri hanno costruito... No. Non avrebbe senso. No, non mi dà...
Ma ci deve essere il modo, perché sennò quello che abbiamo visto negli altri server non mi dà niente di... Ah, livello 30 per il triceratopo. Mi dà solo di creare altri sottogruppi e basta. Secondo me. Però non mi dà. Però come lo fai? Non mi dà tipo add member. Si è incantato. Si è buggato. Ho l'accetta indiavolata. Non mi dà niente. Scusa, gli altri come hanno fatto? Non lo so, perché i comandi che ho qui con l'accetta indiavolata, aiuto. Sì, ho visto che sei. Perché aspetta un attimo, fermati. Ah, forse sì. Fermati. No, però accetta, vai. Sì. Oh, mi si è anche sbuggato il mio, per tutto. Vedi? Posto. Bene. Ah, perché bisogna essere vicini. Con su alto. Però devi eliminare la tua tribù. Non l'ho eliminata, no? Sicuro no, perché vedo ancora gli animali tuoi. Io ti vedo... No, no. Vabbè, al limite ho... Perché vedo gli animali ancora in rosso, non in verde. Molto probabilmente perché l'ho chiamato prima. Se ora riesci a manipolare qua. No, su... Qua. Aspetta che guardo, provo. Sì, qua sì. Ok, allora sono lì. C'è. Questi molto probabilmente perché le... A parte che li vedo anch'io in rosso. Ma sono tuoi. Ma li vedo anch'io in rosso. Non so come mai. Boh. Guarda un po' se hai sbloccato quello che ho sbloccato io. Cosa? Per caso nel... nell'engram. Non muore. Vabbè, guarda. Cosa devo sbloccare? No, è sbloccato quello che ho sbloccato io. Ho sbloccato i vestiti. No, io e la spear. Io ho sbloccato il campfire, lo... il campfire, sì. E il livello 3, il, la costruzione, la roba di paglia. Okay. Te li hai già sbloccati? Cioè, quello che voglio capire, quando sblocchi una cosa ti si sblocca anche a te? No. Okay. È singolare. Le fibre addirittura, però non capisco perché. Ma ne vedo anch'io, no. Gli animali rossi, te li vedi in rosso? Non comprendo. E non ti seguono neanche più? No, allora fammeli fuori. C'è un scorpione nella zona lì, abbiamo qua. Coniglio ha preferito suicidarsi che morire. No, lui si è buttato giù e non muore. Mi butto giù, io muoio. E coniglio è immortale. Fa le zampe. I zamponi. Zampogno. Le zampe grosse.
Guarda che lavorino! Questo prezzo mancato. Dove mettere il cazzo le metto già qui così? Mettendo si vale. No, qui non posso. Magari fai un po' di muro. Di muro. Ok. Allora, muro. Fibra. E paglia. Tanto le fondamenta ne manca tre. Dai, togliti, imbecille. Imbecille. Vai. Le fondamenta ci sono. Mi guarda anche una delle parti. C'è pressione sbloccata sia la del Paki, che è pressoché inutile. La porta di paglia. Le scalette di paglia. Tutto di paglia. La lancia di paglia. Di paglia. Che fa male se secca. Si secca. Se secca fa male. Le trappole di paglia. La porta. Le stone pick posso già. Il letto. Ti ho fatto una trentina di muri, intanto devo prendere l'uomo. Popipo. Piove a Palasaur. Palasaur chi è? Non lo conosco. Dobbiamo prenderci da mangiare. Che c'ho con qualche bistecca? Un pestello. Hai sbloccato un bel po' di robetti, no? Allora. Vediamo. Non piange. Il dodo non piange col bastone, vedi? Col bastone. Ma ci vuole la roccia. Una roccia. Niente, quanto ce n'è, prendo la roccia. Perché me ne basti due. Vai. Oh, piccone di Roddy di pietra. Dove l'ho messo? Che bravo, sto facendo due bistecche. No, sto facendo il piccone di pietra. Pietra. Ne due. Due? Vai, faccio anche la cittina. Fanno due. Saluto. Non è quello tossico, sì, ci saluto.
No. Ma mi sono sempre sbagliato. Ecco perché la gente mi guarda male. Aiuto! Non so più cosa sto facendo. Che c'è il rosso? Per il viole sono blu. Perché non posso raccogliere la... Allora, via con la produzione. Non c'è neanche raccoglio. Pestellino. Ti ho tomato, vieni qui, Mighty. Mighty. Oh. Mighty. Oh. Raccogli la lucciola qua. Arrivo, aspetta. Sto lavorando, sono un pesantino, però. Qui, Mighty. Lucciola! Qui. Qui. Mighty! Sì, ma mi si blocca. L'ho visto, l'ho visto. Perché vai di là, Mighty? E non la piglia. È qui la lucciola. No. Ah, ma è già a terra? È già a terra, l'ho già tamato. Vieni qui. Stavo inseguendo vieni uno. Qui. Vieni qui. Vieni qui. I bambini, uno. È già tamata. Oh. Non posso. Una. È la vedete dice, ragazzi, guarda, vedete, guarda, guarda dov'è. Signori qua. Dello streaming, vedete come chi mi tocca lavorare. Guarda, ma guardala dov'è. Lì, milioni guarda. Di euro spesi per farlo studiare. E non è servito a niente. E niente, non è servito. Guarda, ho fatto anche il piccone, vecchio lamentone. Questo. Milioni di euro. I vecchi si lamentano sempre. E non è servito a niente. L'invidia dei giovani. Questo passa tranquillo nel mezzo, ma che cosa è questo? Guarda, c'ho il piccone, guarda. Tieni. Piglia. Piglia. Via, 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 via che scompare, via che scompare. Ho fatto studiare. Guarda un po', bellino. Guarda un po'. Per noi due. Piace? Perfetto. E la notte staccavamo. Però. E la notte staccavamo. Mi sembra un po' piccolo. No, 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 no. Sarà molto grande. Non sarà piccolo, non ti preoccupare. Mi sa che dormirò alla ghiaccio. Vado a prendermi la missione, l'hai già fatta? No. Non so se ce l'ho sempre, perché l'avevo selezionata. Io potrei fare anche la roba in legno, quindi farò il muro di legno a questo punto. Ho fatto anche il pestello, eh. Ma come si fa a prendere la ricompensa? Non me la do? Fai la missione e poi riclicchi sul robottino. Ma mi dà un'altra missione ancora. No, una al giorno. No, me ne ha dato un'altra adesso. Sì. Ma non mi ha dato ricompensa. Sì, che bello. No, non mi ha dato niente. Va da me. Per me l'ha data a te invece. Me la dà a me la ricompensa. Te l'ha data? No. Allora, tra poco stacco ormai che vado a mangiare. Che sono? Sono le 8. Allora anch'io. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Che hai studiato? 4 più 4. Non so qua. 16. No. Meno male. Se c'è qualcuno studiato. Metto il codice. Te lo dopo te lo do. Di cosa? Il codice. Da Vinci. Quale codice?
Allora, io qui ho fatto 4 spazietti per le porte. Ma poi facciamo anche le finestrelle. Guarda che produttore che sono di immobili e mobili. C'è un programmatore. Metteremo le finestrelle a vista, così l'immobile sale di valore. Voilà, facciamo un cottage. Un cottage. Oh, mi manca sempre di erbetta a me, com'è? Perché te la mangi. Perché non mi dà? No, facciamo le porte, 4 le scale. Ma sì, ci sono delle bistecche dentro la cassa. Guarda che lavorino! Che bravo! Poi le mando il preventivo a casa. Intanto facciamo un prezzo buono, non si preoccupi. Rimarrà sorpreso dal prezzo del preventivo. Perché è sparita la porta? La porta? Sì. Mi spiegavo. È sparita la porta. Dove? Poi va. Qui c'è la porta qui? C'è, sì. C'è o no? Sì, no, non c'è, ma è sparita. Perché? Appunto, non ce l'ho in inventario. Perché ce l'ho in inventario e non l'ho preso? Lei è un rumeno, lo sa? Che ruba le porte delle case. Adesso l'ha messa. No. Lei è un rumeno. Ma glielo voglio dire. Certo, paglia e fuoco, a sbascio. Anche il pestellino, ok, bene, mica dormo, sì, ma non capisco se è chiusa. Unlocked, perché ci permette anche il PIM. A posto, c'è, è bloccata, possono, c'è il PIM. Team. Il pestellino hai fatto. La torta ce l'ho, il pestellino ce l'ho. Mi aumento il punti vita. L'acqua, perché sennò ti scassi i coglioni in continuo. Il peso e il danno. E l'acqua io non... Ah, non ti fanno neanche aumentare la velocità di camminamento. No. Peccato.
Però c'è il simbolino, vuol dire che poi la metteranno magari. Ma non c'è il più da mettere comunque. Sì, però c'è il simbolino dello speed, magari la metteranno poi. Qua c'è la, la stamina. Qua. Allora. Tanto possono entrare in casa come niente qua. Sì. E devi mettere il pin alle robe. Le ho messe alle porte, ma possono scavalcare. No? No, vabbè, le metti al coso, a... alle ceste, no? Sì, sì, le ho messe. Ah, basta. Allora mi metto... Ma a me le ha presenza, però, eh. Te le ha presenza? Sì. Ma sei messo il codice o no? No, non so niente. Se non lo... cioè, non lo so neanche il codice. Allora non so come funziona. Però... Ah, c'è scritto pin coded. Se siamo in tribù può darsi che non ce n'è bisogno. Ah, sì, forse sei in tribù, quindi si boh, non lo so. È uscito, eh? Anche. Lost è morto con Nash. A me è crashato, non è uscito. È crashato. Ah, io pensavo che sì, anche sì, sì. È crashato più sì. Che è uscito perché Lost è morto per me è crashato. Sì, è crashato, sarà chiuso, l'avranno chiuso, è crashato tutto, è uscito anche dal gioco da solo. No, dal gioco no, io sono ancora in gioco. Crashato, no, ma è proprio uscito da tutto. Vabbè, comunque dai, l'abbiamo fatto un po' di orette, dai, un'ora e mezzo. Va bene, ragazzi, io comunque direi che come primo tentativo di una partita su un server, perché in realtà c'è la serie su Pizza Hut, però in single player, per i vari problemi di lag, però comunque abbiamo trovato un server italiano dove non c'è praticamente nessuno, non c'è casino di costruzioni, cose varie. Ed è crashato alla fine. Ed è crashata, quindi è un buon segno. No, però non ha laggato più di tanto, dai. No, non ha neanche laggato all'inizio, quando atterravi. Quindi va bene. E fondamentalmente per il momento il LAN mod non funziona, perché noi avevamo provato inizialmente quello, e quindi l'unica maniera è far così, per fare una cooperativa. Però andare su un server esterno, server esterno. Sì. L'unica cosa è che non essendo ufficiale, quelli ufficiali c'è un casino. No, è ingiocabile ufficiale. Della Madosca, quindi non conviene nemmeno. E l'unica cosa è quella di andare su quelli non ufficiali, ma se poi non ufficiali uno ci lavora sopra, poi dopo chiude, perdi tutto. Quindi sì. Il meglio sarebbe il LAN. Solo che se no, se va così non riesci a trovarti in una partita. Abbiamo, io praticamente lui è entrato e giocava, io sono entrato dopo di lui nel LAN e non vedevo, cioè ero sospeso in aria e vedevo tutto celeste. Quindi vuol dire che non funziona ancora. Non è ancora buono. Però voglio sapere un parere di primo acchito, come ti sembra? Carino, sì, non male. Pensavi meglio, pensavi peggio? Pensavo peggio su certi aspetti, sì. Ma sì, certo. Poi giocandolo ti capisci certe dinamiche, ti intrippano. Sì, sono molto, insomma, dinamiche, sono molto simili ai vari giochi già citati. Perché non è semplice come gioco, è difficile. Ah sì, basta poco, vai in giro, muori. Cioè, come esce quel bioma lì, ti seccano anche a livello 50, mi seccano. Sì, è proprio tipo a zone, proprio. Sì. Proprio becchi la zona... Perché quella dove te spawni è sempre quella, se no non cominceresti mai. No, se non muori. Quindi dove spawni la prima volta è il bioma quello più semplice, che è quello di partenza. Però poi ti devi spostare perché hai bisogno di risorse. Sì, devi un po' rinforzarti, solite cose dinamiche da survival che devi fare. Comunque ragazzi, io ringrazio anche Alessandro, lui adesso deve andare a cenare, vado pure io, tanto ho fatto un'oretta e mezza, anche qualcosa di più.
E niente, poi porteremo anche un qualcosa di Ark, perché Alessandro mi ha regalato anche il gioco di Ark, quindi ci voglio fare qualcosa sicuramente sopra. È anche bello, anche Ark, effettivamente bello. Quindi magari portiamo avanti un po' tutti e due e vediamo un Giusto. po' quello che viene fuori. Poi tutti gli altri giochi, naturalmente. Va bene, dai, io Alessandro ti ringrazio. Grazie a te. E noi ci sentiamo sempre. No, domani cos'è, sabato? Ah, ci sentiamo lunedì sempre alle 6. Se non siete iscritti su Twitch, iscrivetevi su YouTube, perché ci sono altri 280-300 80. gameplay, e poi posterò anche la live di Twitch su YouTube. Andate a vedere anche il canale del Cazzaro dei videogiochi, Cazzaro. che adesso lui riprenderà sicuramente fare qualche video. Comunque, cioè, sia YouTube che Twitch, e anche lui su YouTube fa tanti giochi simili ai miei, e c'ha anche i suoi non so quanti video, però comunque qualche video carino ce l'ha. Andate a vedere anche lui, se vi piace iscrivete, e niente, E buonanotte a tutti. quindi buonanotte a tutti, e ci vediamo da domani. Prossimo. Ah no, andate fuori la voce. Vai, a domani, ciao ciao. Ciao ciao.